io, ma che ci devo fare con questo uovo di pollo e questa palla di neve che mi hai dato? Aspetta, ora te lo spiego. Oggi ho preparato un modo particolare per decidere chi di noi due dovrà entrare nel tunnel di diamante, perché tanto lo so che tutti e due vorremmo entrare nel tunnel di diamante e in quello di terra non ci vorrà entrare nessuno. Esatto. Quindi inizio io, così ti dimostro come si fa. Si chiama la roulette pollama di Lion e serve per decidere le cose impossibili che altrimenti si litigherebbe per un quarto d'ora, ok? Ok. Ora, ti mostro. Prima di tutto devo mettere il mio pollo, poi gli devo tirare la palla di neve. Lui si infastidisce e inizia a correre in base a dove si ferma e io devo andare in... Vedi? Oh! Io sono capitato nell'oro, che mi sta, ti dirò anche bene. Ora... Ok, tocca a me. Sì, tocca a te, il mio pollo non conta, Ma vai. come non conta? No, il mio pollo adesso sta lì e non conta, tocca al tuo, Ok. ok? Vediamo, vai Vai, nella terra. polletto, Vai nella vai! terra. Non può andare anche lui lì, no? Non va E bene. adesso che facciamo? Vuole andare sull'oro, quindi bisogna che fai spostare il tuo pollo. Toh! Senti, questo metodo non sta funzionando tanto bene. L'hai Allora, inventato tu. il tuo va sull'oro, ok? Te lo devo Ok. lasciare. Il mio, invece, se va sulla terra, io mi arrabbio e anche di tanto. Vogliono andare sull'oro, Anna. Questo metodo non Ah. serve a niente. Guarda, facciamo così: il tuo Eh. pollo, perché tu hai picchiato il mio, si è spostato Sì. sul viola, quindi puoi Ok. scegliere tu dove andare, va bene? Ok, quindi questo era il mio originariamente, giusto? No, non è vero, mi sono sbagliata. Questo è il mio, vero? E andremo sul diamante, vero, Allora, pollo? prima di tutto io non ti avevo neanche spiegato che il viola era il colore bonus e mi dici come cavolo fai a saperlo, visto che sto metodo è il mio, Perché secondo te che ci sta a fare il viola lì in mezzo? Va Deve bene, essere bonus. secondo di tutto, questo è il mio pollo, quindi tu te ne vai sull'oro, visto che tanto hai insistito per averlo. Mentre io mi scelgo il diamante, Anna. Bene. Fa. E adesso prenditi la tua cassa che dentro troverai il necessario per affrontare queste sfide tunnelose e andiamo Ok. ognuno a vedere il proprio tunnel. Quindi, ti ho Lion, detto, che cos'è sì. questa? È un bastone, tira lontanissimo la gente, però con noi non funziona perché credo che abbiamo un'armatura speciale. Vieni con me, vieni con me. Allora, questo qua è il tunnel di diamante, che è quello mio. Da grandi ricchezze derivano grandi ricchezze, Ah, giusto? va bene, Proverbio ok. molto. Poi abbiamo il tuo di tunnel, che invece è questo qui. La verità sta sempre nel mezzo. È vero, perché Ok. devi sapere che tunnel più ricco magari corrisponde anche a più rischio. Invece questo qua è in Giusto, mezzo, giusto. sei tranquilla nel Ah, che limbo bello. del Lucky Block. E invece quello qua è, vabbè, povero. Povero, ok, ce lo Non siamo c'è altro da dire. scampati e siamo Non c'è altro. Quello tranquilli. faceva schifo, punto e basta. Ok, ora, nel tuo tunnel che ti inizio a spiegare come funziona questa sfida, Sì, ok? per Prego, prego. favore, ok. Allora, il tunnel, come puoi vedere, è molto lunghelo. Molto, Sì, molto lunghelo. molto Però tu lunghelo. cosa devi fare? Potresti anche correre dritto dritto per il tunnel. Però poi, siccome noi dobbiamo affrontarci nel classico sparashooting Lion vs Spina, se tu passi senza raccogliere niente, sei fregata. Alla Giusto. fine del tunnel, inoltre, troverai da combattere un mostro. Questo mostro è abbastanza forte, quindi dovrai avere qualcosa di buono preso dai Lucky Block per poterlo combattere. Ora, Ok, 3, va bene. 2, 1, incomincia lo spaccanza. Wow! Ok, i miei non sono iniziati benissimo, però Neanche i miei! ti lascio ai tuoi e ci becchiamo dopo. Se muori in modo divertente, mi raccomando, dimmelo che mi piace sempre, Ok, ok? ciao! Benissimo, ciao. Ok. Devo trovare qualcosa di buono questa volta. E non esiste che io mi accontenti perché ho i Lucky Block più ricchi. E questo cavolo di piccone è troppo veloce. Ferma la lava. Ok, allora, questo piccone non va bene per niente perché io vado a scavare una cosa e lui è talmente veloce. E tra l'altro mi viene un attimo il dubbio. Qua sotto c'è la bedrock, ma non è che il mio piccone poco poco, visto che è di bedrock, può scavare anche la bedrock? No. Sembrerebbe. Ok, no, meno male. Perché altrimenti sarei finito di sotto. Ok, una spada. Questa mi può far comodo. Questo no! Porca putretola! Ah, meno male che c'è il pavimento e meno male soprattutto che i Lucky Block non Lion? esplodono. Che c'è? Che cos'è stato? E che cosa vuoi che sia? Che a quanto pare io mi porto la sfortuna proprio corredata a me stesso. Cioè, non è colpa del tipo di Lucky Block, sono io che sono sfortunato, Ah, ho capito? capito. Invece a me sono spawnate per 2 volte delle gabbie d'acqua. Comunque non so se hai visto, ma il... Non so se te lo dovrei dire però. Potrei Sì. tenerlo segreto.
io ti do questa informazione perché sono molto buono. Il piccone che abbiamo è fortissimo, tu lo sai. Sì, ho notato, sto rompendo l'ossidiana con un colpo. No, non è in quel senso fortissimo, è nel senso che sciotta qualsiasi mostro. Ah, davvero? Non lo sapevi? Non te lo dovevo dire, lo sapevo che non te lo dovevo dire. Porca miseria, sono sempre... non ho avuto nessun mostro finora. Sono un Come non hai avuto nessun mostro? Quali sì, hai io tu? Uno l'ho spinto da te, però parte quello. Ma è probabile, mi viene il dubbio che potrebbe... Io effettivamente sto trovando un sacco di ricchezze, io, ti dico la verità. Okay. Però potrebbe essere che effettivamente da grandi ricchezze, come c'era scritto nel messaggio, deriva grande responsabilità. Ciò significa che io dovrò affrontare anche grandi nemici, capisci? Oh, invece io sto trovando grandi diamanti al momento. Non dire fesserie, che tu di diamanti ne troverai sicuramente di meno di me. Al ho massimo... tre blocchi di diamanti più 10 sfusi. Al massimo puoi trovare oro. Cioè, se proprio vuoi trovare qualcosa, puoi trovare oro. Io sono circondato. Effettivamente. Però sto essendo abbastanza fortunata, sai? Va bene. Io sto trovando la vecchia fattoria di zio Tobia. Perché qua ci sono più animali che un circo. Ci sono i cani, i gatti, i maiali, i villager che pure sono animali, i pesci. E chi più ne ha più ne metta. Ora vattene a quel paese che io devo continuare a primi Lucky Block, che sono ricchi e dovrebbero esserlo ancora di più. Mamma mia, come sei scontroso. Tornatene ciao. Su. Ciao, brava. Via. Oh, ma guarda te questa che porta sfortuna, io lo so, ragazzi, Anna porta sfortuna, vedi? Non appena se n'è andata, io cosa ho trovato? Silenzio qua! Sto pieno, bau, miau! Ma che è? Silenzio! Basta, è pure oink oink, mi pare di sentire. Ci manca solo qualche pecorella e poi siamo a posto. Per cortesia, ma guarda te questi qua incivili. Me ne va, mi sposto da loro, perché sono troppo rumorosi il mio oro. Vabbè, non fa niente, di Lucky Block ne abbiamo in abbondanza, porca miseria! Che cavolo è stato? Siete stati voi, brutti fettenti. Va bene, li lasciamo indietro. Tanto il tunnel è abbastanza lungo. Sì, però non mi dovete seguire, scusate. Abbiate pazienza, non è io. Vi voglio tanto bene, ma rompete le scatole. Che cos'è? Oh, continuiamo ad aprire i nostri lacci. Questa spada qui è una spada dell'eroe. E secondo me ci può far comodo. Perché? Ah, mi sono dimenticato di avvisare Anna. Anna, sei qui? Dimmi. Oh, eccoti. Allora, il... trick, la cosa segreta che non ti ho detto ma ti dico ora, è che contro il boss non vale usare il piccone, ok? Perché no, non ti preoccupare, ho già un sacco di aiuto. Bene, l'importante è che lo sai, perché sarebbe stato troppo facile. È venuto buio, che cosa hai fatto? Questa è colpa tua, non vedo più niente, sono lentissima aiuto. È colpa tua, devi aggiustare, perché a me mi piace il giorno del buio, paura, grazie, brava. Ora, me ne torno di sopra e ho da fare, ciao. Oh, mamma mia, guarda questa. Ora, continuiamo ad aprire, voglio qualcosa di buono. Non sono per niente contento. Questo è ferro e mi garba, il ferro mi garba. Bravo, bravo, ferro, ok, ok. Allora, devo dirvi, ragazzi, che la mia situazione sta procedendo piuttosto bene, eh? Non sono per niente scontento. C'ho un po' di oro, un po' di diamante, un bel po' di oggetti. Qua credo che sia piovuto anche un altro diamante. Sì, sì, sì. E anche del pollame. Ma del pollame non me ne frega niente. Vediamo se c'ho qualcosa. Come materiali per crescere non è che ho tanta roba, devo dire la verità. Però voglio prendere assolutamente questo diamantissimo bello buono, ok. C'ho un sacco di zozzaglia però. Va bene, ci siamo. Non devo preoccuparmi troppo delle cose. Non devo essere ingordo, perché secondo me io di roba ne sto trovando una marea. Quindi devo stare tranquillo, secondo me, ragazzi. Cioè, Anna di là pure, secondo me, sta trovando abbastanza roba. Però del resto anche lei ha quelli d'oro. Cioè, la cosa buona sarebbe stata se lei si fosse trovata a dover aprire quelli di terra. Allora sì, lì che non avrebbe trovato niente, avrebbe trovato. Però, così così, i miei non sono per... Porca miseria, le grandi responsabilità! Scava! Aiuto! Okay. Ma rompe l'ossidiana in una frazione... ma la miseria, ma questo piccone è una roba incredibile! Pollami! Vabbè, eccolo! Ragazzi... lo vedete lì nella distanza? Lui è il boss del Lucky Block di diamante. La nostra vittima, siamo pronti ad assaltarlo? In teoria credo di sì. E ho anche le mele d'oro super buone. Secondo me lo massacro. Io ci provo, ragazzi. Mi sento già abbastanza forte. Chissà se magari mi darà qualcosa di buono, lurido, fettente. Becca! Becca! Tieni! Prendi! Mori! Sacagna! Mamma mia, la spada dell'eroe è la miseria. Quello è il boss di Anna. Però Anna ha trovato una spada fichissima. Anna?
Infatti... hai trovato una spada super buona. Ho trovato la Delta Sword. Sì, però io ti informo che hai già perso. Cioè, in realtà non hai perso, però comunque io sono... Porca miseria, sono il primo, perché io ho già ucciso il mio boss, ok? Davvero? Sì. Il mio boss di Lucky Block di Diamante, ti informo che già è morto, ok? Ora sono okay, capito. Ok, allora vado subito ad uccidere il mio. Brava, vai a uccidere il tuo, che tanto sei sicuramente abbastanza forte, perché hai trovato la Delta Sword, che è potentissima quell'arma lì, eh. Non esatto. Sapevo che nei tuoi Lucky Block si potessero trovare cose così buone, però non sono per niente preoccupato per due motivi. Primo... Aiuto. Porca miseria. Ok. L'hai ucciso? No, mi è successa una cosa brutta mentre arrivavo. Salve, signorino. Ok, l'ho prego, ucciso. Vai. Beh, come l'hai... Ninja! La Delta Sword è potente. Porca miseria! Molto potente! Non la puoi usare contro di me, ok? Come no? No, perché il nostro duello è sempre con le armi da fuoco. Ora che abbiamo rassagnacagnato un po' di questo bellissimo tunnel, e io ti informo che il mio tunnel è stata una roba ricchissima, cioè io mi posso permettere qualsiasi cosa. Ho trovato tipo, senza esagerare, una trentina di blocchi d'oro. Trentina! Sì, mamma sì. Mia! È inutile che fai così. Sì, è inutile perché tanto lo so che i miei sono più ricchi dei tuoi. Non per niente, i miei. E ho anche delle pozioni stra mega ultra buone. Che se le uso, tu sei spacciata! Spacciata! Quindi ti invito, visto che fai la spaccona, a venire all'inizio dei tunnel, ok? Ti sto provando. Ah, ecco. Bene. Sto avendo un po' di difficoltà. Quindi eccomi. Vedo che non è tutto oro quello che luccica. Va bene, andiamo. Questo cane non conta. Via. Andiamo. Vieni, dobbiamo andare dai villager e vendere le ricchezze che abbiamo trovato. E secondo me questa volta non ti lascerò il minimo scampo, perché io il villager me lo compro. Cioè ho talmente... Addirittura. Mi compro il villaggio, tutte le bancarelle, mi compro tutto e di più. Anna, io ti informo che ho un inventario stracolmo di armi, ok? Oh no, sono terrorizzata. Io solamente un povero fucile a pompa, un povero mitra, un povero lanciamissili. Guarda che hai ben poco da fare da stravagante, perché io sono molto e molto cattivo. Che miseria, mi sono colpito da solo. Vabbè, era una granata per dimostrarti la mia cattiveria, e ne tengo delle altre. Ma adesso andiamo nella zona di battaglia, ok? Quindi okay. Non iniziare a spararmi. Ti faccio una proposta. Fammi la proposta. Io ho trovato due di queste pozioni. Okay. Queste sono pozioni speciali che danno un sacco di bonus. Ma potremmo averne una io, una tu. Io ce l'ho la mia pozione, Anna, non ti preoccupare. Okay, ho la pozione dell'eroe, che probabilmente è anche più forte della schifezza che hai tu. E adesso che siamo qui nella spiaggia, io ti dico che andremo nella zona del golf qui e inizierà la battaglia. Sei pronta? Sono pronta. 3, 2, 1, si dia inizio alle danze, Anna, si dia inizio. Io mi nascondo qui e vediamo se ti riesco a beccare sbanunata, che questa volta non ho intenzione. Porca miseria! Ah! Esplodi col rumore dei petardi, Anna sbanunella. Dove sei? Come spari cattiva però, eh? Maledetto che ti nascondi. Io mi nascondo, io non sono per niente nascosto. Tu sei nascosta. No, assolutamente sì. No. Sei molto nascosta perché non ti vedo. Porca miseria, ma sei tipo... Ma sei tipo invisibile. Porca putre... sì. Però ti vedo l'armatura, quindi mi dispiace. E ti informo che la mia di pozione mi ha appena dato tipo 6.000 effetti. Quindi non so se tu hai... È la mia, quindi occhio e buona fortuna. Bene. Oh cavolo. Sì, tanto non mi fai niente. Ma che vuoi fare? Dove sono i miei... No, è scarico! Porca miseria! È così? È così? Boom! Aiuto. E ne ho ancora, sai? Sbanunella delle mie tasche, sei in acqua? Dove sì! Sei? Sì? Poverina! Poverina! Sbanunella, dove sei? Qui nell'acqua! Non ti vedo! Dove cavolo sei finita? Stai per caso nuotando con i pesciolini? No, perché non mi butto in acqua, non sono mica così sciroppato. Anna, dove sei? Oh! Sì? Dove cavolo?
Oh, porca miseria, no. Sì, ma queste granate sono una fregatura comunque. Te le stai tirando sui piedi? Esatto, me le sto tirando sui piedi, ma qualcosa ho da tirare anche sopra i tuoi di piedi. Ricarica. No. Boom! E poi, vieni qui. Vieni. Non mi hai beccato. Aiuto, è perché non ho più colpi. Davvero? No. Die. Porca miseria. Die. No. Die. Ancora, eppure... No, è scarico. Bene, meno male. E adesso è il mio turno. Aiuto. Ma sono scarichissimo. Mori. Beh, ci mette un'ora a ricaricare il cavolo di lanciarazzi. E io... E ti finisco. No. Porca miseria, che boati. Sto fucile costa un sacco, ma vale la pena. Vieni qui. Basta, ma no, devi morire. No. Devi morire, ti dico. Tiè. Porca cutretta. Non mi avrei mai. Oh, non ci posso credere che questa volta stiamo durando così tanto. È un combattimento interminabile. Porca cutrettola della sbanunata. Tu non mi avrei mai questa volta. Ti sei mangiata una pozione speciale. Tiè. Porca miseria. Scarico. Sì, ah! No! Sì, ti prego! No! C'ho poca vita! C'ho poca vita! Sì, ho capito, ma io ho sbagliato! Devo prendermi un fucile a pompa! Sì, ma 200 colpi ti ho dovuto sparare, lo so, per ucciderti! Nelle mie orecchie c'era tipo un batterista, c'era tutto. Ok, Anna ha vinto per questa volta, glielo dobbiamo concedere. Brava, complimenti, ti sei aggiudicata la sfida del giorno. Va bene, per questa volta vi auguro una buona giornata. E da Lion e Anna... Aio. Out! Ciao!